Allora, Enzo, siamo arrivati alle ultimi giorni, l'ultimo giorno. Domattina ti accompagno in aeroporto, è la bellezza di 3 mesi che sei qui all'isola, per la terza volta. Per la terza volta, sì. Di Quindi sei uno come me innamorato di quest'isola. più? Ora di più. Di più. Ora di più. Senti, sono 3 mesi che sei qui e non sei venuto a fare la vita del turista, no? Questa volta. No, non ho fatto la vita del turista, ho voluto provare a vedere come si sta su questa isola e ho vissuto come vivete voi che siete residenti, che vivete qua da anni e In volevo attesa di capire, diventarlo, insomma, mi in sembra di aver attesa capito. di diventarlo, possibilmente sì. Senti, in questi 3 mesi i pro e i contro, dai. Beh, i pro che si sta bene, e sono tanti i pro che si possono dire perché sono delle persone qua che sono eccezionali, siete eccezionali voi, No, vabbè, ma a parte io parlo la proprio dell'isola, compagnia, perché... l'isola mi dà tutto, l'isola mi dà quello che io cerco da anni, da sempre, perché io ho sempre detto che volevo vivere su un posto dove c'è il sole tutto l'anno, dove la temperatura è costante, e sì, ogni tanto piove, ma anche è giusto che ci sia l'acqua. Acqua benedetta, come la chiamo io, perché davvero come l'anno scorso 7 mesi senza acqua non si viveva. Va bene, senti, e contro, qualche contro dimmelo, perché Incontro, c'è sì, qualche contro. incontro sono quelli che a volte ti trovi davanti quando vai a comprare qualcosa non capisci perché non hai un'esposizione di un prezzo e ti viene inventato al momento dal locale, che poi dopo si rivede, ma forse perché capisci che sei un turista, che La sei vita è abbastanza economica, no? Lo puoi molto, confermare. molto. Senza farsi mancare nulla, Non ti manca, qui non manca niente. è una vita che si può Come da noi. quantificare in quanto. Quantificare in quanto? Ora te eri solo, non hai Dipende, fatto grandi sì. cose perché non te ne frega niente Dipende da farle. quello che vuoi acquistare o quello che vuoi mangiare o come vuoi mangiare, dipende. Però è come da noi, solo che spendi meno della metà. Senza contare bollette, gas e compagnia. Le gas non esistono qua dentro, non ho avuto nessun tipo di spesa. Ho vissuto veramente come un isolano. Perché io un po' di tempo fa ho proposto qui al villaggio, all'Ital Caribe Village, dei 3 mesi, e avevo chiesto per 3 mesi una cifra che tanti mi hanno detto: no, vabbè, ci prendi in giro, non è possibile. Fondamentalmente è una situazione che una persona giovane, vecchia, anziana, più giovane, però se uno ha 3 mesi da spendere qui all'isola o 6 mesi da spendere qui all'isola, viene e è realistico. Dimmi la verità, cioè quello che mi dici io lo prendo e lo registro e lo ripasso Vuoi poi. sapere quello che si Sì, spende? vorrei che tu lo dicessi a loro, io lo so cosa si spende. Se vuoi vivere qua, spendi l'affitto dell'abitation, come viene chiamata qua, dell'appartamento, che varia dai 100 ai 150 euro, perché è questo qui, e poi in base a quello che ti vai a comprare, con 100 euro al mese tu vivi senza farti mancare nulla. Niente, Nulla, cosa vuol dire? Carne, pesce, qualsiasi cosa, cioè qualsiasi mangi cosa. senza Tu problema. compri, ti fai la tua spesa. Come fai? Io sono italiano e vado in Italia a fare la spesa. Vado al supermercato, compro quello che mi necessita settimanalmente e spendo 3 volte quello che ho speso qua. Senti, l'isola non te lo domando nemmeno perché ormai tanto si è detto e L'isola ridetto un'altra volta, però una è troppo parola c'è sempre bella. sul clima, sulla tranquillità, sulla serenità, sulla... L'isola è troppo bella, l'isola è sana, l'isola non ha nessun tipo di pericolo, la gente è cordiale, i pescatori sono quelli che parlano di meno, ma sono cordiali anche loro. Io faccio a volte fatica ad arrivare a destinazione perché mi piace camminare e mi saluteranno in 5.000, Quindi tutti quelli che a te ti incontro. piace camminare, Molto. quindi alla fine non è che sia vero, cioè non è vero che per la strada non si può andare, Assolutamente che no. ti sequestrano, ti rubano, Assolutamente ti... no. Certo, non devi
non devi avere in mano o addosso cose Vabbè, come in che tutti, abbiano dei ormai come valori in tutti i molto posti alti, del ma mondo, succede anche in Italia. forse escluso Monte Carlo, insomma, qualche altro posto Ma anche così. lì, penso io, non lo conosco bene Monte Quindi Carlo, te ma ne sei andato a fare le tue passeggiate, il tuo tranquillamente mercato del pesce? con il mio zainetto, sono andato al mercato del pesce, sono andato nella Al mare? spiaggia, al mare, sono andato nelle playe, come vengono chiamate qui, e non ho avuto nessun tipo di problema. E quindi ora te ne vai a casa a sistemare un po' di cosette? Purtroppo sì, vado a casa, momentaneamente spero. No, dilla tutta, che intanto speri che domattina ci sia un problema, il volo Sì, spero molto cancellato. che ci sarà rivoluzione, che mi fa cacciare il Va volo, bene, ma non io sarà spero di no, così. ma non per mandarti via, ma perché insomma è bene, sai quanto ci giocherebbero sopra, Esatto, sì, quindi lasciamo proprio comunque perdere i non problemi. succederà niente, tornerò a casa, arriverò al freddo purtroppo, perché mi dicono che Vabbè, attualmente però con l'idea poi alla fine di con l'idea novembre devi di aprire. ritornare. E Di ritornare, stabilizzarmi stabilizzarti. qua il più lungo possibile, e poi un giorno arriverà e chiederò. No, poi un giorno si è detto che io e te si va, l'ultimo giorno si Sì, va a spendere in prima si viene Polinesia. qua e poi si va in Oceania, Sì, gli proprio ultimi l'ultimo. anni. Anni addirittura. Ah, No, gli ultimi 2 anni che ci 2 anni, rimarranno, almeno a vabbè. me ne rimarranno Allora, pochi. quando spariamo siamo. Quando così, proprio non ci trovate più, siamo Io mi chiamo in Vincente, lui si chiama Van Gogh. in Polinesia. Va bene. D'accordo, Grazie Guido comunque, insomma. grazie a te, grazie all'Italia Calibre perché ho avuto tutto, tutto quello che io ho chiesto mi è stato dato. L'importante è quello, Che cioè è bello io viaggiare con l'Italia Calibre, faccio una beh, pubblicità occulta. ti faccio nemmeno tanto, nemmeno tanto occulto. Comunque, sa, l'importante è che Gratuita. vengono tranquilli e che sanno Sì, che quando si può viaggiare arrivano si può viaggiare. tranquillamente. L'Ital Caribe Village, che è una cosa che noi abbiamo messo su piano piano e che ora stiamo rendendo sempre più Sta migliorando, almeno sono curata. 3 anni che ti conosco, comunque sta migliorando. Dunque. E quindi insomma va bene. Quindi alla prossima e Grazie a tutti, ringraziamo questo grazie a Guido e signore. grazie al suo staff. Alla prossima ragazzi, dall'Isla Margarita è tutto. Ciao.